nome in battaglia mi chiamavo Row e dopo ho cambiato quando sono andato con Moscatelli ero Ivan. 27/10/1925. A Niguarda. Non all'ospedale di Niguarda, qui a Niguarda. Niguarda, sino il 1926, faceva comune. Eravamo in quattro, due figlie e i genitori, che io e mia sorella. Io ero una buletta, eravamo in quattro in una camera sola. Mio padre lavorava alla Pirelli, faceva fabbro. Era abbastanza bravo perché era richiesto come persona, no? Ogni tanto, siccome qua a Niguarda c'era un fascista che lo chiamavano Rusin, perché era rosso di capelli. E tra l'altro, ecco, io ero rosso anch'io di capelli. Ma però non ero cattivo e fascista. Come si può dire, ecco, mio padre ogni tanto veniva chiamato in sede del partito fascista. Siccome che sapevano che era di sinistra, ecco, davano una bella picchiata, e lui, quello che fa, no, era stufo. Gira rigira, è andato a finire, è andato in Francia. Facevo meccanico, ho imparato a fare un po' il meccanico, okay. E tra l'altro mi piaceva anche, no? Siccome che lavoravo alla faccia standard, quella che c'era i piedi della punta della risulfa, era un stabilimento che lavorava per l'esercito. Allora sono fatto a gira e rigira, sono andato a Genova a fare la marina, al distretto della marina. E mi hanno fatto fare 3 giorni a Chioggia, su dragamine. Che cos'erano i dragamine? Erano dei schifosi trappoli di motoscafi grossi, facevano i rimorchiatori delle barche, delle navi, no? E lì avevano messo sul congegno quei bidoni da 2 quintali, ecco, carichi di dinamite, che facevano scoppiare a una certa profondità per via di sommergibili. Io lì era come un pulcino dentro una paglia, non sapevo cosa combinare perché ero solo. Mi ha fatto vedere, loro lo chiamavano il capo, era come se fosse un caporale. Ecco, tu dormi dentro là, e questo qui, là, e aveva disposto già i punti delle macchie, perché di letti o divani non c'erano le macchie. No? E io non so cosa mi è venuto, in poche parole, ecco che quelle macchie lì mi hanno visto una volta sola, che sono girato via e sono scappato, ho preso un camion, sono arrivato a Milano. In altro caso, e poi ero anche lì, renitente. Siccome che qua Niguarda, ero, diciamo così, era diviso in due settori. Era il settore rosso e il settore bianco. Il settore bianco era il democristiano. Io ero, diciamo così, dentro nel blocco dei rossi. E io, con un'altra del gruppo, che si chiamava Ersilio Rigoldi, e facevamo fare disastri il più che si poteva ai fascisti, no? Appiccicare manifesti, ecco, bruciare certe cose, ecco, deviare i binari del tram. Io conoscevo molto i gampisti qua di Niguarda, che ce n'erano 5, perché eravamo amici per forza di cose, per l'età prima di tutto, no? E poi, come si può dire, c'era un po' quella confidenza aperta. E siamo arrivati al punto di essere riconosciuti e ricercati. Perché tante volte i fascisti erano favoriti, ecco, attraverso le spie. Perché le spie dicevano, guarda che quello là, si trova là, fa questo, fa quello. E allora un bel giorno mi ha detto, dovete prendere il treno dalla Nord, andate a Borese, Luino, prendete il traghetto, date entra, ci saranno delle persone. Ho incontrato della gente che, insomma, in poche parole, ci conoscevano soltanto guardarci, che non eravamo del porto. Fa, voi cercate di andare su partigiano, sì. Vi accompagno io. E ci ha portato sino vicino, sai che prima di arrivare a Cicone c'è quella famosa galleria, e lì così, ecco, a un certo punto siamo entrati dentro in Belgrado.
capitano Mario. Ecco, passa una settimana sola, no? Che dovevamo andare su dove c'è la miniera del Candoglia, dove c'è il marmo del Duomo di Milano, che c'era arrivato su un camioncino, ecco, un altro camioncino, con su diversi sacchetti di farina bianca. E noi dovevamo arrivare su e recuperare quei sacchetti di farina bianca. E neanche a fare la porta, uno di noi si è accorto che ce n'era un bel gruppo, ecco, che veniva verso di noi. Abbiamo combinato di lasciarli tutto e abbiamo volati via. Non siamo più scesi da dove siamo partiti, siamo scesi proprio dentro, quasi al centro della Val Grande. Perché prima era sotto il Menerina là così, e dopo si era arrivati a essere sotto Tuperti. Tuperti era un fazzoletto, invece Menerina era comunista. Che Ersilio, ecco, Rigondi, è rimasto giù con Menerina. Ecco, e noi eravamo isolati, in poche parole. Perché noi eravamo, diciamo così, un gruppo come se fosse autonomo, no? Ecco, che Superti non veniva a mettersi la testa o il naso o così via. E quello che si faceva proprio, ecco, l'iniziativa nostra. Quelli del 14 era per lui era un distaccamento di lasciar perdere. Perché tutti quelli che erano là 14, ecco, erano di Busto, Galarate, erano tutti di sinistra, neanche a fare la porta. Ecco, lui il 14 non lo poteva soffrire per nessun motivo, perché era al rovescio della sua idea. Però tutti i ragazzi, gli inesperti, tutti i ragazzi che non sapevano nemmeno cosa vuol dire un fucile o una cosa del genere. Ho avuto fucile 91, un disastro. Quelli dovevano mettere piantare i fagioli, quei fucili. Poi ho avuto, ecco, due bombe a mano. Uno da 7 etti, che dicevano che pesava 7 etti, che faceva uno scoppio in una camera, demoliva la casa, perché era fatta così grossa, così divisa. E poi ce n'era un'altra che invece era la metà come peso, no? Allora si poteva cercare di prendere quella più leggera che quella pesante. Si può portare in tasca, lì diceva il tascapano, lo zaino, qualcosa, perché era, come peso era enorme. E poi c'è stato, diciamo così, il lancio. E allora gli inglesi non hanno buttato giù tanta roba, perché da non credere. Ha buttato giù un po' una quantitativa di mitra stem, quelli tutti di ferro, proprio ferraccio. Però funzionavano. Allora c'era il fattore 50 metri per così e 100 metri per... Due fuochi così a triangolo, due fuochi qui e uno là. A 100 metri circa, e quelli lanciavano giù i paracaduti. Ora avevano buttato giù diversa dinamite, un po', diciamo così, non so se era stato, ma neanche 50, una quarantina di mitra stem, delle marmellate, delle vaserie, delle così, pacchetti di tabacco con appiccicato le bustine per fare le sigarette, un po' di calze e dei maglioni fatti così, ma militare, grigio-verde, no? Ah, le mie scarpe, si è fatto cambio con un caporal maggiore o qualcosa del genere, che non volevo mollare, perché ho guardato e sembravano come misura mi andavano bene anche a me. Insomma, ho dovuto tirare fuori la rimutella, dico, oh, mi dai le scarpe o No, si bestemmiava, non so cosa dire. Tirate fuori le mie scarpe e ho preso le sue. Io non ero fatta in quell'azione lì, erano state fatte gli altri, poi l'hanno portato su.
e per combinazione guardando un recuperatore scarpe. Avevo gli appiedi bolera, quella addosso. E c'era la caserma della finanza poi di fascisti, no? E sì, la sorpresa è stata, abbiamo recuperato un po' di armi, munizioni e poca roba da mangiare, tra l'altro. Quando siamo rientrati, no? C'è stato qualcuno che era lì a Caretti e così via. Guarda che è successo così, così, e Carlo lì, il rosso mi chiamavano, perché avevo i capelli rossi, no? Ha guidato lui la storia e è andata bene. Allora quando è venuto un altro periodo di andare giù per recuperare a piedi bulera, c'era questa abbimento a Rubianca e siamo andati lì vicino per cercare un po' di moneta e così via. L'avevamo appena dati a Pippo Coppa, è arrivato di Moscatelli. Però siamo arrivati che mi hanno dato un po' da mangiare, una torre tra armi, niente, e siamo venuti indietro, no? Sempre velocemente, tutte le storie che si facevano, bisognava sempre correre, correre, correre e far presto. Poi un'altra volta Villa d'Ossola invece è andata abbastanza bene, un po' di armi, una poca, c'erano lì, diciamo così, sembravano quattro rimbombiti di questi che non so dove li avevano recuperati. Quando c'è stato il rastrellamento e c'è stato un po' scompiglio. Io ho saputo poi dopo che Superti, quella brava persona lì, se n'è andato in Svizzera. Perché prima era, prima di succedere il rastrellamento, questo si parla di un 15 giorni o 20 giorni, 15 giorni prima, era andato in Svizzera, Superti, e ha portato dentro in Val Grande due sottotenenti, che erano di Milano, che si chiamavano Vigorelli, che suo padre era il sindaco di Milano. E quei due lì credevano di essere ancora militare. Dicevano a noi, tu prendi quello a portamonete, quello c'è risposto. Ce l'hai bisogno, ma te lo prendi. Quando sei un militare. Quello è rimasto male, no? E insomma, dopo che hanno cominciato a capire che se vuoi una cosa te la devi procurare. Ma avevano mandato su con quattro uomini su una colma che andava giù in Val Pugallo. Siamo andati su per così, diritti, ecco, su proprio in cima, lì chiamavano la colma perché lì la montagna faceva come una gola, no? C'erano due baite che lì ho preso un bel mucchio di zecche che mi hanno fatto tribulare quelle zecche lì. E noi dormivamo dentro quelle baite lì, dove ci recuperavano quando mi andavano dentro le pecore. E come si può dire? Perché dovevamo fare, cioè, come una specie di guardia a vedere il movimento che c'era dall'altra parte, che venivano su. Ecco lì verso la colma per guardare dentro il Val Grande. Ma avevamo mandati su per stare su meno prima, cioè poco di una settimana. Ma la storia invece è diventata un po' lunga, no? E noi avevamo bisogno di mangiare, perché mangiare non ce n'è più. Abbiamo preso in distanza, si sentiva il bellare delle pecore, e non c'era il contadino lì o l'artigiano che le curava. Abbiamo preso la pecora, le così, erano due, ma una. Insomma, l'avevamo ammassata e poi l'abbiamo divisa, rotte, spaccate lì e con un secchio di quelli da 20 litri che era sporco ancora, vernice vecchia, no? Ma era sporco di vernice e si faceva con l'acqua e si faceva bollire, non c'era sale, non c'era pane, non c'era proprio niente di niente. Sapessi che schifo, ti ripugna tutto. Cosa da vomito. C'era arrivato su uno, ma non era era del posto, no? Ma non era un artigiano, era uno che non ho mai saputo, è stato su poco. E per me quella era una spia.
Allora facciamo sacchi bagagli e andiamo giù, e abbiamo fatto bene andare giù, perché se no eravamo tagliati fuori da tutti. La prima settimana, come era l'allenamento, ecco, siamo andati quasi abbastanza bene, insomma. Allora abbiamo fatto i gruppi, non siamo, diciamo così, ecco, un blocco tutti uniti, andare di qua o di là, no? I gruppi di 6, 7, 8, 9, massimo 10 persone, 10 partigiani, no? E ognuno si sceglieva la posizione o il posto che doveva andare. Ecco, il fattore è che quando sei un gruppo grande, ecco, sei troppo, diciamo, visibile. Ecco, invece di avere dei componenti 3, 4, 5 questi e 3, 4, 5 gli altri, uno andava a destra, uno a sinistra, uno andava in su, l'altro andava in giù. Ecco, era più difficile, ecco, da farsi capire e per vederti, perché lì bisognava farsi nascondere giorno e notte e anche quando era buio. Ero in un gruppo di 8 uomini, ecco, e giovani che mi si chiama, eravamo solo noi, oh. Non si sapeva neanche dove erano andati a finire gli altri. So che ce n'era uno di Milano che era stato ferito a gamba, anche se ero lì, e non poteva più camminare, e si trovava vicino a un ruscellino di acqua e c'erano delle piante di foglie, no, pinola. Hanno detto, quando è finito tutto, che non è riuscito a recuperarle, che aveva mangiato le foglie di tutta quella pianta lì. E nascolti isolati, ma però nascolti non sempre in quel punto, anche di notte, che girare di notte in certi posti in montagna è molto pericoloso, perché non sai dove vai e cosa fai. Si cercava sempre, specialmente i boschi fitti, che sono quello che intendo io, bosco fitto, perché bosco ci sono i pinetti appena nati, no? Però sono tutti raggruppati, c'era un mucchio e si andava dentro. Abbiamo proprio, diciamo così, rimasti senza mangiare, proprio veramente senza mangiare, 5 giorni o 6. Ci sono del tipo di erba che è acidula. C'è delle foglie fatte a lancia, così, no? E altre così. Allora si mangiava quell'erba lì acidula. E quando trovavi, per caso, ecco, delle fragole, ecco, si mangiava quelle cose lì. E acqua. Perché quella era in abbondanza. Sapevamo che erano le baite, erano tutti, ecco, diciamo così, sotto mano e custodite da fascisti e tedeschi. Parlavano allora, sempre tra di noi, no? Che di tedeschi ce n'erano su più di 2000. Ci siamo trovati con Superti giù alla piana, incontrati per caso. C'è la mattina all'imbrunire, che era buio ancora, che abbiamo attraversato quel rio lì, quel fiumicetto lì, proprio lì, che noi non ce l'aspettavamo, no? A 100 metri c'era un comando tedesco. Bisognava sempre stare attenti di non far rumore, non parlare, ecco, di cercare di strisciare, ecco, e come se tu non ci fossi proprio nel corrente, siccome che c'erano giù dei ciottoli, no? E quei ciottoli lì, magari che fai anche meno rumore che puoi, e di essere anche bravo, ma i ciottoli, tocchi questo, tocchi l'altro, uno tocca l'altro, fa rumore. E dopo, quando c'è un quantitativo di persone, ecco qua, il rumore diventa abbastanza, ecco, facile da sentire. Cosa succede? I tedeschi non sono proprio di pipa, anche loro, no? Il comando che avevano, era un distaccamento, che sarà stato a 60, 80 o 100 metri, forse anche meno, no? Sentito il rumore, cosa fanno loro? Cominciano a mettere in piazza le mitraglie che erano già pronte, e lì ha cominciato a sparare, ha spianato tutto. Ora ha sparato per quasi una mezz'ora, no, ma un quarto d'ora, 20 minuti, e lì ci hanno lasciato la pelle diversi, no? Sono momenti strani sentire, perché non sono momenti che ci si può rivolgersi di parlare o dare un conforto, e di salvare la pelle e basta. Perché dopo anche lì c'è stato un scompiglio generale, ognuno si spaventava dove poteva, ecco, e basta. E lì altra divisione ancora, ci siamo divisi chi da una parte, chi dall'altra,
e ho avuto la fortuna, come al solito, la fortuna di farcela e andare. No, eravamo un gruppo 4-5 ero in testa io del gruppo. Ecco, forse è stata anche la mia fortuna, o che sia, non lo so. E totale, noi ci siamo incamminati andare su per la montagna. Siamo continuati a girare dappertutto, siamo arrivati dove c'erano delle baite, però noi prima di andare giù, sta lì un po' a guardare questo, quello e tutto. C'erano le baite, c'erano delle mucche, allora c'era mucche, c'era latte, c'era formaggio. E allora dopo, lì era semibuio, al mattino non so che ora poteva essere 5 o 4 e mezzo o così via. E qui là quando ci hanno visti sono rimasti un po' storditi, no? Perché erano due fratelli con un nipote, poi avevano anche un cane, lì così. E ci hanno, diciamo così, assistito, ci hanno dato della polenta, un po' di latte, formaggio. Ma succede proprio dopo pochi attimi, si presentano due dei ragazzi della SS, ma ragazzi giovani, avevano anche loro 18-19 anni, con stent proprio inglesi. E noi di armi non ne avevamo più, perché non c'era più pallottole né niente. Ha cominciato a sparare a più non posso a tutti quelli che erano fuori. E ha sparato anche quelli che c'erano dentro, perché dentro eravamo in quattro. Il caso lì è stata una sorpresa, è stato un po' un scompiglio, la parola più giusta o meno che sia adatta a quel momento lì. Perché taluni erano dentro e sono usciti, e diversi erano fuori, ma non sono usciti perché quelli miei tedeschi lì venivano fuori, per vedere la scappatoia di scappare, penso, no? E lì quei due là con i mitra stem. Li hanno rasati tutti, tutti li hanno ammazzati. Si è salvato uno e un altro era mezzo ferito. Lì c'era dentro uno dei fratelli Vigorelli, Fofi, Vigorelli, aveva in quel momento aveva alla tracolla il portacannocchiale. Quei tedeschi lì, ecco, è andato là, ha aperto il coprì. Cioè, binocolo, e c'era dentro un rotolo grosso così di 1.000 lire, e l'ha preso e se l'ha messo in tasca. Io ho avuto l'ispirazione, ecco, perché non c'era, ecco, dei nascondigli dentro nella baita, malgrado che il vantaggio nostro era un po' il buio, perché era la mattina, non so che ora potevano essere, se erano le 5, le 4, le 6, che sia. Ecco, e ho visto in fondo la baita, no? Una specie di un tavolo che mettevano su, non so quando facevano il formaggio o quel che sia, e sotto c'era un paiolo di rame, grande così, e lì mettevano dentro il latte per fare formaggi e fare altre cose. No? E mi è venuta l'ispirazione di andare un po' alla svelta, perché c'erano 3 o 4 metri, non di più, 3 metri, 4. E mi sono andato sotto quel paiolo lì, mi sono girato, mi sono messo di sopra a me stesso. Ho tirato fuori il portafogli e l'ho messo nelle fessure della roccia, dei sassi della baita, no? Per non far sì che E mi per trovano i paura, esatto. documenti in tasca per rovinare mio padre e mia madre. Quando è entrato uno in baita, uno era morto già, uno dei partigiani, poi era morto un altro che era là un po' più. Uno dei nostri è andato sotto quello lì morto, ce l'ha tirato addosso, e sto tedesco lì ha sparato ancora, ma ha colpito sempre quello morto e non lui. E io ho visto quando è arrivato vicino a me, ho visto i scarponi lì, schiavaletti che avevano sui tedeschi, che camminavano vicino a me, ho proprio visto, siccome c'era un pezzettino di cose che avevo visto, che lì sai cosa si prova. Se ti pungono fuori, non vi è fuori sangue. Non so cosa esce. Tu sei lì inoperoso, non puoi difenderti, e c'è quello là che ti cerca e mano mitra, perché da un attimo che ti scopre, ecco, ti butta via quella fare lì e fa tutto un
tre compri o quattro. Quello fuori, ho capito un po' il tedesco che diceva, ha chiamato questo il tratto del... Com'è? La munizione, come dice, diceva che le munizioni erano quasi finite. Allora questo qui cosa ha fatto? È uscito e ha preso, sono andati e sono spariti. Allora c'è stato quell'attimo, ecco, di compiglio, chi si è alzato, chi è scappato. Sono venuto fuori e sono arrivato con Levio e un altro che si chiamava Bruno. Abbiamo puntato di andare su. Quando succede quelle cose lì? Ecco che come che il comportamento è quello che ti viene, che vai fuori e vedi tutto un disastro di uomini in terra morti e così via. Non puoi stare lì a guardare, a cercare di vedere questa. L'unica cosa che ti viene in mente è quella di fuggire. L'unica cosa che ti viene in mente è quella di fuggire. E infatti abbiamo fatto così. A un certo punto ti devi fermare perché ti manca il respiro, perché non mangi da 5 giorni. Ero disperati, non si sapeva più cosa combinare a momenti, però la storia di poterti salvare ti portava a far tutto. Quando ci siamo fermati dopo un po' che avevamo camminato, ecco, proprio in direzione di dove c'erano le baite, si è visto per esempio una piccola colonna di fumo che si alzava verso il cielo, no? Cosa hanno fatto qui? Hanno ammazzato i due fratelli e poi ci hanno dato fuoco alle baite e lì ci siamo portati di sopra, ecco, molto in alto, ecco, di Premugello. Siamo stati lì più avanti sempre, tutto il giorno e anche la notte, lì, fermi sotto le piante, c'era un bosco abbastanza fitto lì. Nessuno ci ha disturbato, nel senso che i tedeschi o fascisti non erano arrivati lì da noi. C'è stato un movimento che si vedeva giù quasi, diciamo, in Val d'Ossola, un movimento di camion e così via. È stato detto che il retrovamento era finito. E per noi è stata una fortuna, diciamo, perché più che altro una fortuna di dir meno male, perché se continuava ancora non so come andava a finire. Siamo scesi e siamo andati a coloro. Da coloro ci hanno, diciamo, rinfocillati, ci hanno dato da mangiare e tutto. Abbiamo trovato due vecchie sorelle e a coloro di qui. E abbiamo dormito in una delle due baite che avevano loro. E mi dispiaceva, era come, per me era come un furto. Non furto, di approfittare dell'occasione e basta. Con la miseria che c'era in tempo di guerra, con la tessera e tutto il giro delle cose. E lì siamo stati lì poco. Io parlavo apertamente perché ho detto Superti non è un comandante. Superti guarda la pelaccia sua e vede di fare qualche soldo. Prima non sapevo certe cose, adesso le so per il contrasto del rastrellamento, con tutto quello che ho combinato, un disastro uno vicino all'altro. E quindi Superti se ne deve andare, se no lo faccio andare io. Ecco, per fare andare io, il verbo che si usava lassù, porti Svizzera. Superti è venuto a sapere che io volevo farci la pelle con il leccaculi e che gli ho, insomma. Ecco, è venuto a sapere e loro volevano farci la pelle a me prima di tutto. E in totale che sono venuto a sapere che mi cercavano per farmi la peluccia. Ho pensato che qui non risolvo niente a nascondermi a destra o a sinistra o in alto o in basso. Qui me ne devo andare io di qua. E sono andato da Pippo Coppo, dei Moschettieri. Sono andati attraversato il ponte, la passerella del Tocce, della Ornavas. C'era una chiesetta lì sopra, a metà montagna, ed era lì, c'era il comando della de seconda divisione di Moscatelli. Pippo Coppo era un uomo alto, l'ho mai visto sorridere. E lì ci ha ripreso
e abbiamo spiegato un po' tutto, perché loro il rastrellamento quell'epoca lì non l'hanno avuto. Il rastrellamento era solo alla grande e basta, è stato lì un bel po', perché Pippo Coppo, tra l'altro, non è che ci vedeva volentieri. Ci ha fatto capire, in poche parole, non tanto ha fatto un discorso, però ha fatto capire, mi sembra di dire, non sono poi uno stupido, ha fatto capire che io ero un peso per loro, perché c'è Superti, lo sa che voi tre siete qui. Io non posso litigare contro Superti, perché dividere due diciamo, divisioni di partigiani non si può per nessun caso. Insomma, dopo che io la storia della la liberazione della Valdossola, sono sempre dovuto stare di sopra a guardare come spettatore. Voi tre dovete rimanere qui e cercate di decidervi di andare fuori dalle balle di qua, di andarvene via. A un certo punto mi sono detto io, con Evio e Bruno, senti voi, se vi siete d'accordo, andiamo giù. Che attraverso altre persone, uno si è offerto e ha rischiato la pelle anche lui. Portavo giù, venivo su col camion, il camion è abbastanza grosso, no? Veniva su a Mottarone a caricare la frutta e tanta altra verdura e così via. E le portavo giù a Busto. Allora, se volete, io vi posso caricare e vi porto giù. Ecco, ci ha messo di dietro, a contatto vicino dalla cabina, no? Di guida. E ha messo tutte le cassette, perché ne aveva una montagna di cassette piene di mele, questo, quello, tanta roba da commestibile, da mangiare. E in totale, insomma, è riuscito a portarci giù, è andata bene, non si è mai fermato nessuno, perché quello che lo conoscevo non si vede. Io sono andato a casa di Bruno. Bruno fa, vieni a casa mia, ecco che è un buon posto di potersi nascondere, ecco che là, come dice così, mia madre e tutto il rimanente del paese dicono che i fascisti, i tedeschi lì non sono mai andati a guardare e a rovistare a destra e a sinistra. In un piccolo caschinotto ho vissuto quasi più di 3 settimane, quasi un mese. E poi sono venuto giù, mi hanno portato giù vicino a Cusano Milanino. E a Cusano, lì c'era della gente, sempre che lavoravano per partigiani, mi dicevano che avevano una radio trasmittente. Di notte, c'era Radio Londra, era tun 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 tun, e diceva domani il sole, ecco, verrà alle 7 invece delle 10, per modo di dire. E quelle frasi lì erano cose sicure per certa gente. Noi non capivamo niente. Ecco, e mi ha preso, mi ha portato giù con la moto, mi hanno scaricato lì dei di San Vit. E ho fatto, adesso ti arrangi. Cazzo, succede la storia del 25 aprile. Neanche farlo apposta. Quando ho visto questa povera gente, e che c'era dentro anche mio padre, questi giovani ragazzi lì, mi era venuta la volontà di andare di sopra in casa mia e andarmi a dormire, perché ho detto, con questa gente qua, se dovesse arrivare una pattuglia ben armati, voi vi cagate addosso tutti. Ragazzi, siete qui, ma che cazzo state combinando? Prima di tutto siete tutti ammucchiati come le pecore. Errore enorme. Due di qua, due di là, uno di lì, tre di là, e tutti ma spostati a rosa. Ma era come parlare a nessuno, perché ero disgustato. Disgustato in un senso di dire, ma che cazzo stiamo facendo? Ma se chi la viene in gioco con quattro sberle, vi buttano tutti nel seveso, voi tutti. E loro non capivano l'importanza di quelle cose. E lì dopo passa 25, 26, una storia l'altra, dopo che comincia un po' la libertà, un po' dappertutto, e siamo arrivati come adesso.
parole vanno e vengono, e poi uno spiega una cosa, l'altro dice l'altra, ognuno ha il suo repertorio, almeno penso, per poter tenere viva la storia. Ho visto la morte tante, tante volte. Sai cos'era una burla che si diceva? Che c'era uno quando è finita la battaglia, o un colpo di mano, questo che mi faceva così. Ti è andata bene anche oggi.